Li sento. A parte la temperatura proprio, ma c'è pure il wind chill di quella strada, cioè è il vento che ti porta via calore. Certo, certo. Quella buona sensazione. Si sente? Via, moglie, sparavo un drittone fino al decollo, poi al decollo due esibizioni davanti a tutti. Esatto. Quando ci sono dei buoni, quando senti che acceleriamo, senti la forza G, stringi i denti e mantieni lo stomaco. Ok, fai proprio questo lavoro, fai indurisco, sì. Addirittura, cosa è rimasto? Perciò io mi sono visto questo con sta capoccia qui che ci dava l'occhio bianco, ho detto oddio, ecco là come collasso, oddio come cazzo faccio, infatti, ma non le fate queste cose se non vi sentite al 100% pronti. Allora io quella lì l'ho forzata forte perché prima l'ha detto che vedeva lei. Sei sicuro però, tu gli hai detto? Ho detto sei sicuro, ha detto proviamo, invece ormai era troppo pennato il giorno, troppo lì. E poi velocità la prendi, voglio dire, insomma. Allora, siccome mo siamo un pochino bassi, mo io vado un po' più veloce, così magari se ci vedo la tua ragazza farò, prima le faccio, tanto siamo, cioè ce la facciamo arrivare veloci in giù, prima faccio delle pendolate e tu mi dici come ti senti, ok? Vai. Poi una volta che mi dici sì, dai, va bene, se invece dici, se hai una sensazione che non è gradevole, che non ti piace, che ti fa star male, mi dici re no, ok? Le pendolate mi servono perché io devo accentuare la velocità, ok? Ci siamo. Prima sinistra,
destra, le gambe chiuse, è bello chiuso, eh? Sì, sì, ordinato. Wow! Questa! Vai! E la facciamo a destra! E adesso invece la facciamo a sinistra! Bellissimo, bellissimo. Yuhu! Stupendo. Il stalletto ci sta. Wow. Che meraviglia. Praticamente è questo lo scopo dello sport, penso, giusto? E fare pendolate. O sbaglio? No, delle pendolate ci aiuta. Penso che il divertimento sta anche tanto lì. Adesso passami la telecamera. Sì. Saluta, ciao ragazzi. Ciao. Non state bello, qui. No. State sempre a terra. Prepara da correre. Ok. Aspetta, tranquillo, Sì, no, stavo a parcheggiare il meglio possibile. Dopo quello che ho visto. Slacciante. Curi avanti, eh. Sì. Curi avanti. Corri. Adesso invece guardami, facciamo andiamo a sinistra, sì, e giro la gola. Ok. Tu devi andare a sinistra. Vado qua, così giro. Adesso vai veloce verso la vela. Stop. Di tutto qua. Grazie, mi hai catturato. Hai pescato? Allora, io non mi muovo, ok? Perché sennò qui... Guarda un po'. Questo è sul casco, Marco. Questo è sul casco. Questo prendi. Che vuole? Sono morto per questo. No, hai preso una situazione del genere. Non riusciva a tirare nessuno. Guarda che non era semplice. Cioè, posso dire che ho... Hai affrontato... Ho fatto il 10% dei peggiori. Esatto. Esatto. Vabbè. Stai bene, mo? Ma se ne vado ad arrampicare, forse è
ridenti? No, comunque hai fatto una bella esperienza, però tranquillo, sei stato bravo. Poi, cioè, quando c'è la nausea a ragionare, a fare le cose, diventa tutto un casino. È tutto più difficile. Non connetti. Cioè, non è che avevo paura, è che... Ti stai a sentire male. È normale, quando stai male, stai male. Anche perché ti sanno abbiamo... Cioè, hai provato varie volte. Purtroppo, guarda, era una condizione, non si scendeva, non c'era proprio niente da fare. Aspetta, amore, aspetta. Già, butta, va. Com'è andata? Bello. No, lui si è divertito, lui si è divertito. Lui proprio. Questa va proprio. Ah, sì. Che bello! Regalo di compleanno, sorpresa. Lui si è proprio. Mi piace l'estremo. Proprio avere sempre il punto come il culo, tutto il giorno. Quindi queste cose proprio le faccio che è una bellezza. Sì, beh, lui l'ho frullato bene per scendere. Sì. Tu non so se hai visto, ma lui. Sto strapazzando. E ha detto che ci ha preso proprio un pieno, eh. Davvero? Sì. L'amore devi mandare quello, sì, eh. Sì, come no? Sì, perché stavate lontani e non vi ho più ripreso. Sì, perché visto che stavate arrivando. Amore. E vi ho preso che stavate arrivando e tutto il giretto che avete fatto. Va bene, ragazzi, ci vediamo. Ciao. Oh, bello, è stato un piacere. Poi ti mando il video. Dai, è stata un'esperienza. Come no? La puoi raccontare, diciamo così. Esatto. Sarà un bel ricordo comunque. Ciao, ragazzi. Ciao. Questo è a posto. Ma no, lui ha sofferto purello, mamma mia, una certa proprio se è sentito male. Ma come si stava sempre, perché ha dovuto vomitare e da seduto vomitare, mi sa che era un po' difficile. No. Possibile, sì. È proprio piccato perché. No, tranquillo. Mettite qua. Tranquillo, mettiti qua. Va bene, la guarda sopra te. Beh, i fumatori sono tutti qui già. Non ho più nulla che non abbia più nulla. I fumatori buganti. La cosa che ho fatto alla fine no, magari, il resto sì, devo essere sincero. Ci stanno dei momenti in cui è molto più tranquillo di oggi. Il resto lo può fare proprio a occhi chiusi, tranquillamente, se deve solo risolvere il problema al tempo. Ma che gli è successo? Si è operato i piedi? Gli è venuta la vertigine? Poi adesso sono luce vago, entrati. Perché era convinta se voleva buttare con me col paracadute. Secondo me no. Dopo operata non riesce a fare neanche delle scalini. Provate, decolliamo, atterriamo subito e vedrai che non sto viene, perché la vertigine ce l'ho pure io. Ma io quando sto attaccato alto è fermo. Allora mi viene pure a me. Da un po' dal. Un po' di. Però non è una vertigine. Perché poi col paracadute quando c'è il movimento non ci viene. Poi magari mi dici sì, l'altezza, no, però no, sono bassi. Guarda, la stessa io la sentivo di più, magari affacciando a un barcone, la sentivo. Appeso così, ma proprio zero. Lui si è divertito, ma poi una certa hanno fatto una guata. Siamo proprio alle 3.000 squadre. Non l'ho più visto. È stato sferico. Cercavo di guardare il sole, mi stavo sbagliando l'orario, dopo quando riappaiono. Non è che avevo visto. Perché l'avevo intuito che fare. Pendolo, si chiama tutto. Si chiamano pendolo, pendolate e viti, e la vita. Abbiamo fatto la vita poi alla fine. Neanche tanta, però ne abbiamo fatta. Okay.
Io vorrei dare una mano, però so che è inutile, no, tempiccerei solo, penso. Devo trovare solo il vecchio, dipende come ho messo. Che vicino che cos'è? Il nylon? Quello è un nylon esterno, poi dentro c'è un aramidico che può essere un Dyneema o Kevlar. Ah. Questi sono di Dyneema. Questa è una vela di risposta anche del paramotore, capito? Ah, ok, ok. È una vela un po' più carrozzata. He just recently became an Android user. He tried-